accattivanti, veloci, esclusive, lussuose, non convenzionali. Sono tante e sono qui per voi, auto cariche di stile e di fascino. Benvenuti a tutti a Supercar Show, spettacolo puro. Supercar Show si svolge presso il quartiere feristico di Roma, i cui padiglioni ospitano modelli incredibili di supercar, raramente visibili, e il pubblico ha tutte le occasioni per vederle, toccarle e in alcuni casi provarle. Un salone dedicato anche alle sportive e alle competizioni, una seconda edizione ricca di intrattenimenti e attività, un'opportunità espositiva unica per tutto il centro-sud Italia e per tutto il settore automotive e addetti. Quello che ci si aspetta da una vettura sportiva non solo che vada forte ma che sia divertente da guidare e sicura. Marco, dopo una prima edizione di successo si riaprono i battenti di Supercar Show. La formula non cambia e protagoniste assolute auto da sogno. Assolutamente, la formula non cambia. Dopo il successo della prima edizione, che devo dire siamo rimasti anche molto sorpresi, la passione del pubblico romano, perché il pubblico romano è veramente appassionato dei motori. L'anno scorso abbiamo fatto 43.000 visitatori e quindi abbiamo deciso che la formula rimane la stessa. C'è qualche novità? Che cosa possiamo effettivamente vedere e toccare con mano qui in fiera? Beh, diciamo che quest'anno abbiamo portato dei modelli artigianali molto veramente particolari. Abbiamo la Pagani Huayra, abbiamo la Mazzanti col nuovo modello, abbiamo la Viotti, abbiamo la Lamborghini, abbiamo la Jaguar, insomma tutte autovetture di sogno. Molte le aree da visitare, tra cui uno spazio completamente dedicato alle top di gamma e ad auto artigianali spesso costruite con i materiali più pregiati, caratterizzate dall'esclusività del design e delle prestazioni. Luca Mazzanti. Luca, qui abbiamo quella che si dice proprio un'auto sartoriale, costruita su misura. Sì, è un'auto sartoriale costruita in 5 esemplari all'anno, su misura del cliente, in Toscana, a Pontedera. E tutte le fasi di lavorazione e di costruzione vengono seguite insieme al cliente che partecipa a quello che è un sogno ma anche una passione, perché comunque queste persone sono tutte veramente appassionate d'automobile. Quindi immagino cura maniacale dei dettagli. Sì, cura maniacale dei dettagli. Abbiamo un team che lavora su ogni piccolo dettaglio all'interno del nostro atelier, anche quelle poche parti che vengono fatte fuori comunque vengono assemblate, curate, rifinite tutte dentro, quindi la qualità finale, il livello della qualità finale è garantito internamente da tutte le fasi del processo di costruzione. Ecco, una cosa carina che mi hai detto riguarda lo stile di guida. Sì, l'Evantra è una vettura, come ti dicevo, toscana, è nata in Toscana, è nata per le colline toscane. Anche le sue linee sono state ispirate dalle colline toscane, dal movimento morbido. E la macchina è stata concepita per un grande handling, perché comunque quello che ci si aspetta da una vettura sportiva non solo che vada forte ma che sia divertente da guidare e sicura. Evantra, insomma, per noi racchiude un po' tutti questi concetti insieme. Evantra è un bellissimo nome che ha anche un significato. Sì, Evantra era la dea dell'immortalità per gli Etruschi, civiltà toscana per eccellenza. È un nome evocativo, anche un nome di buon auspicio, si spera, per le linee della macchina che possano diventare immortali come anche il nome. A Supercar Show Giancarlo Fisichella. Ciao Giancarlo. Ciao a voi. Innanzitutto, come procede la tua avventura nel campionato mondiale di endurance? Molto bene, quest'anno eravamo insomma in testa a un'ora e mezza dalla 24 ore di Le Mans fino alla fine, e poi abbiamo avuto un problema al cambio e siamo arrivati terzi. Il campionato in America sono terzo al momento, manca una gara e speriamo bene. Senti, la vita del pilota è sempre vista come un sogno, ma in realtà quali sono i momenti difficili? Beh, i momenti difficili sono quelli di stare perennemente su un aereo. Viaggio da quando ho 14 anni da una parte all'altra del mondo, tuttora. Quindi continui spostamenti. Sì, quello sì, è la parte. Oltre alla pressione, penso anche della gara. È la parte peggiore del mio lavoro. No, invece la pressione della gara è una cosa che insomma so gestire bene, fa parte del gioco, dell'adrenalina e quello mi piace, insomma. Ma parliamo di Supercar Show, un'occasione per tantissimi giovani che ne hanno l'opportunità di venire a contatto con la parte agonistica. Sì, infatti nell'area esterna c'è una pista e ci sono tante esibizioni, già a partire insomma dagli stuntman, i drifting,
c'è la possibilità anche di girare in go-kart, tante attrazioni belle da vedere, non solo per i grandi ma anche per i bambini. Che si possono avvicinare, che tra l'altro più che testimone ti vedrei proprio come mentore. Beh sì, insomma non... Ho una grande esperienza con i go-kart, sono nato lì all'età di 8 anni e quindi insomma saprei dare qualche consiglio. Devo dire che di fronte a un gioiello come, anzi di dietro con un gioiello come questa macchina, c'è poco da dire, c'è da rimanere sbalorditi. Un gioiello di design e di tecnologia, solo a Supercar si possono vedere queste cose. È una fiera che appassiona tantissima gente. Appassiona grandi e piccini, perché i piccini sono i potenziali acquirenti, adesso non proprio di questa macchina, però cominciano a muovere i primi passi. Esatto. Ho visto i go-kart, ho visto le macchine, le city car, ho visto che c'è parecchia roba anche per i più giovani. Però devo dire, io ero venuto qua con 300 euro, ho detto ma bastano 300 euro per comprare questa. Ma che siamo lontani. Siamo un po' lontani, sono altre cifre. Supercar Show, una fiera che esalta l'artigianato e il nostro bellissimo Made in Italy. Qui abbiamo un po' quella che possiamo definire la reginetta del salone, una bellissima Pagani. Siamo con Andrea, che è collaudatore Pagani. Che cosa ci dice di questa stupenda vettura? Ogni particolare è un capolavoro. Beh, la Pagani nasce come un'autovettura completamente italiana, quindi noi rispecchiamo un po' il vero Made in Italy. La vettura è una vettura costruita completamente artigianalmente e ogni suo dettaglio, ogni suo particolare è comunque un oggetto d'arte. Quindi questa è un po' la filosofia voluta da Orazio Pagani, il quale ha sempre sostenuto che l'arte, la scienza, la tecnologia potevano comunque interagire tra di loro. Ed è nato questo capolavoro. E lo vediamo anche nei piccoli dettagli, giusto? Sì. Per esempio, se vogliamo accendere la nostra macchina, facciamo vedere esattamente, mi ha colpito subito. Questa è la chiave per l'avviamento della vettura, è la riproduzione in scala della Huayra, così che ogni cliente in qualsiasi momento, in qualsiasi posto dove si trova, può sempre avere il suo diciamo dettaglio della vettura in mano, in tasca. È sempre un oggetto d'arte anche questo. Altro dettaglio che mi è piaciuto molto sono i fanali. Sì, la fanaleria, così anche come gli specchietti retrovisori che prima parlavamo, sono praticamente costruiti seguendo la forma dell'occhio di una persona. Questi sono. Si richiama alcuni. Molto proprio l'occhio di una donna. L'occhio di una donna. Ecco, invece all'interno, prima l'hai accesa, un mare di luci. Sì, all'interno abbiamo un sistema che permette comunque un'illuminazione del cruscotto, così come della console centrale e anche di alcune parti interne, che attraverso un sistema programmato nel sistema dell'infotainment centrale può essere programmato affinché ci sia un effetto cromoterapico. Questa è una cosa voluta affinché il cliente in qualsiasi momento si trova in una zona sia di relax ma di benessere, quindi noi dobbiamo trasmettere questo. Benessere. Senti, tu sei collaudatore, sì. Dov'è che le testate queste auto? Noi facciamo praticamente dei test mirati a seconda delle necessità e partiamo da tutto quello che è l'aspetto diciamo handling della vettura, quindi usiamo dei circuiti sperimentali appositamente per testare l'assetto, l'handling, così come l'aerodinamica, oppure utilizziamo anche altri spazi dove solitamente diciamo così il cliente utilizza la vettura in circostanze comuni, pertanto noi dobbiamo in qualche modo utilizzare la vettura nelle stesse circostanze affinché diamo a loro un qualcosa che soddisfi appieno le loro necessità, cioè io devo in qualche maniera immedesimarmi il più possibile nel cliente. Quanti esemplari ci sono adesso come adesso? Allora, attualmente di queste vetture qua ne saranno prodotte 100, è il limite che Orazio Pagani ha voluto dedicare a questa vettura, saranno soltanto 100. Tutte vendute? Tutte sono già state assegnate. Arriviamo tardi. Di che cifra stiamo parlando, Andrea? Questa è una vettura che ha una molteplicità di configurazioni, pertanto il prezzo base posso dirti all'incirca parte sopra il milione di euro.
Ecotech Mobility è la sezione del salone dedicato alla mobilità sostenibile e alle nuove tecnologie. In scena quindi anche le auto del futuro, finalmente un connubio perfetto tra rispetto dell'ambiente, design e alte prestazioni. Dalla più alta tecnologia del futuro al fascino delle auto d'epoca, con pezzi storici messi in esposizione da club e collezionisti. I padiglioni sono sempre più ricchi, sempre più, diciamo, pieni di intrattenimento per le persone. Diamo la possibilità anche ai piccolini di salire in macchina, nelle carte. Quello che è importante è che il pubblico qua può partecipare attivamente. Assolutamente, le famiglie vengono qui e si divertono dal più piccolo al più grande. Allora Giancarlo, come se l'è cavata Vincenzo? Un po' di fatica, se la cavava sicuramente meglio col pallone. Però dai, all'inizio ho visto un po' di piruette, poi ti sei anche ripreso, no? No, ma è difficilissimo, infatti sono dei fenomeni i piloti a andare a questa velocità con queste macchine, insomma, veramente un problema. È difficilissimo, ho sudato veramente più di una partita di calcio. Sì, questi simulatori sono veramente incredibili. Sì, credo che siano molto, molto vicini, no? Giancarlo ce ne può dire di più, ma credo che siano molto vicini alla realtà. Senti, cosa ne pensi di Supercar Show? No, è la prima volta che partecipo, insomma è bellissimo, e ci sono delle auto anche spettacolari, artigianali, ho visto un po' di tutto, insomma, quindi veramente molto, molto bello. Protagoniste, le vetture che gareggiano sulle piste di tutto il mondo, Formula 1, vetture GT, rally e cattivissimi prototipi. Raccontaci un po' queste emozioni, queste sensazioni nello stabilire un record del mondo sulla gara, sulla pista definita la più bella del mondo, della Trasfarajan. Intanto buongiorno a tutti, quello che è stata una grande emozione sicuramente. Se è stato possibile è stato grazie a un grande team, grazie a un amico, a un grande navigatore, e poi volevo ringraziare con l'occasione per ringraziare Ferrari Club più importante d'Italia, che è il mio, che mi degno di rappresentare, che è Passione Rossa, grazie. Fabio, qui abbiamo una bellissima GT3. Ci parli un po' del tuo team? Siamo campioni in carica 2014 nel GT italiano con la Ferrari, e anche questo 2015 siamo in lotta, abbiamo la gara nel weekend 17-18 ottobre che è la chiusura della stagione, siamo un punto di vantaggio sugli avversari. Gli avversari sono molto agguerriti, vediamo. Un team che comunque dà moltissime soddisfazioni. Sì, poi vincere il tricolore GT con la Ferrari, la soddisfazione è veramente grande. La cosa carina è che poi tu hai iniziato come officina, come carrozzeria. Noi abbiamo un'azienda da oltre 40 anni di famiglia che ci occupiamo della vendita di supercar, dell'autofficina, carrozzeria, pneumatici e servizi in genere per queste meravigliose autovetture. Gianluca, NASCAR, lo sport motoristico più seguito in America, parlacene un po'. Assolutamente sì, la NASCAR, che molti di voi magari avranno intravisto da qualche parte, è lo sport motoristico assolutamente più seguito in America, è il numero uno negli Stati Uniti e l'unica cosa più vista dai telespettatori americani è il football americano, l'NFL. È uno sport che muove miliardi di dollari, con delle gare eccezionali, soprattutto su ovale, in cui corrono 43 piloti che vicinissimi, pieni di sorpassi e di spettacolo. Ecco, come si svolge una gara? Beh, dovete immaginare 43 piloti lanciati su un ovale, a volte cortissimi da 800 metri, a volte anche più grandi, da 2 miglia e mezzo, vicinissimi, paraurti contro paraurti. Ogni pilota ha sempre qualcuno davanti, dietro, di fianco, e deve cavarsi in un mare di sorpassi durante la gara per poter vincere. Ed è una delle cose più entusiasmanti. Le gare americane durano addirittura 3 ore, ma sono 3 ore da mozzare il fiato. Beh, il tuo entusiasmo devo dire che è veramente contagioso. E invece io voglio sapere in Europa quando nasce questo sport. E qui viene il bello, perché dal 2012 la NASCAR ha una serie ufficiale europea che è la NASCAR Whelen Euro Series.
Noi portiamo la NASCAR e lo spettacolo delle vetture americane e delle gare americane in giro per l'Europa in 6 eventi, in 6 paesi differenti, dalla Spagna all'Inghilterra, dall'Olanda fino all'Italia, per concludersi in Belgio ogni anno, con 30 macchine che si sfidano in pista in gare sprint, 4 gare per ogni fine settimana, con 2 categorie, 30 piloti in pista, e l'anno prossimo corriamo anche in Italia all'Adria Raceway, 16-18 di settembre, 4 gare in 2 giorni e un sacco di divertimento, per il pubblico e per i piloti anche, ovviamente. Per mantenere al meglio esemplari unici, i proprietari sanno bene che è necessaria una nutrita beauty farm. Ed eccolo qua, lo spazio dedicato alla cura e alla bellezza della propria auto. L'unica limousine con la vasca idromassaggio. Guardatevi la clip che io mi faccio un bagnetto. Yuhu! Il pubblico qua di Fiera Roma è sempre bello, è sempre caloroso. È sempre molto caloroso e simpatico. Secondo me è la sede ideale per fare il nuovo motor show. E tra i tanti gioielli presenti qui nel salone abbiamo anche un'anteprima nazionale con la Lotus 400 Evora. Sì, abbiamo il piacere di avere qui a Roma un'anteprima, la premiere della nuova Evora 400 che verrà distribuita in tutta Italia a partire da novembre. Quindi è la prima volta che la vediamo qui in Italia dopo la presentazione a Ginevra. È una macchina completamente nuova, anche se comunque deriva dalla Evora che è stata prodotta fino all'altro anno, però è una macchina che per il 70% è completamente nuova. Nella meccanica, che raggiunge ora 406 cavalli, quindi gli permette un'accelerazione molto interessante per un 3.500 con compressore volumetrico da 0 a 100 in 4,2 secondi. È una macchina molto più leggera di circa 100 kg rispetto alla vecchia versione, 1380 kg. È stato completamente disegnato il frontale e il posteriore, sono completamente nuovi, e naturalmente anche gli interni. Materiali più leggeri per il telaio, per i pannelli della carrozzeria e anche per la parte interna. Di che prezzi parliamo? Il prezzo, una macchina che partirà da 98.000 euro, leggermente più alto rispetto alla precedente versione da 350 cavalli, comunque non particolarmente aumentato in confronto alle caratteristiche che ha la macchina adesso. Siamo a livello adesso di una supercar come rifiniture e come tutto il resto. Senti, non solo divertimento, vi occupate anche del sociale qui a Supercar Show. Assolutamente, questa è una cosa che ho voluto fortemente. Abbiamo l'associazione Peter Pan Ollus che è presente. Oggi pomeriggio noi daremo la possibilità ai ragazzi meno fortunati di venire in fiera, passare una giornata, un pomeriggio veramente in maniera spensierata, perché ne hanno bisogno, e stiamo cercando di fare il possibile per dare una mano a questa associazione che se lo merita. Siamo in casa Skoda con un'altra importante anteprima nazionale qui all'interno del salone. Giorgio, presentiamo la new entry. Sì, grazie della visita. Un ringraziamento particolare all'organizzazione che ci ha permesso di poter prendere parte a questa bella manifestazione. Abbiamo avuto l'opportunità di poter presentare una vettura che sarà presentata ufficialmente in Italia sabato e domenica prossimi. Perciò veramente un'anteprima nazionale. Parliamo della nuova Superb, che è la vettura più importante di casa Skoda. È una macchina completamente nuova, la nostra ammiraglia. Quest'auto è, oltre ad essere appunto una vettura completamente nuova, abbiamo 5 motorizzazioni, 2 benzina che vanno da 150 a 280 cavalli e 3 motorizzazioni diesel, 1.600 da 120, 2.000 diesel da 150 cavalli, 2.000 diesel da 190, con la trasmissione a 2 a 4 ruote motrici. Caratteristica molto utile è lo spazio interno. Lo spazio interno è una prerogativa del nostro marchio, tant'è che nella nostra classe delle vetture fino a 4,80 m siamo quelli più spaziosi in assoluto, sia all'interno dell'abitacolo che nel vano bagagli. Come prezzi partiamo da 27.000 euro per le vetture più semplici a salire.
Presidente, Fiera Roma partner di Supercar, una partnership che si è consolidata in questa seconda edizione, una fiera questa che è occasione per valorizzare l'artigianato e il Made in Italy, infatti abbiamo la presenza di pezzi incredibili. Assolutamente, si sposa proprio con il criterio del Made in Italy questa manifestazione, con delle automobili speciali, dei pezzi unici, quasi costruiti su misura, quindi si sposa con lo stile italiano ed era un ambito nel quale noi potevamo fare un tentativo, per questa ragione è nata Supercar. Certamente non è un salone dell'automobile to cure, ma va proprio a toccare queste specificità. Ma abbiamo anche altri spunti interessanti, ci sono dei dibattiti, ci daranno dei convegni. Ecco, perché è importante dire che Roma si occupa anche di mobilità sostenibile, di sicurezza stradale e di alte tecnologie. Assolutamente, giusto? Noi abbiamo anche una struttura nostra interna, il MES, col quale facciamo già dei corsi di guida sicura insieme ad ACI, insieme al Comune di Roma, ma i dibattiti saranno anche su nuove modalità di energia, quindi le auto elettriche, l'idrogeno eccetera, quindi è un momento nel quale anche alla luce degli scandali delle ultime settimane io credo che una riflessione sulla mobilità sostenibile sia assolutamente corretto farla all'interno di questo contenitore che è Supercar. Stiamo smontando in questo momento i pistoni dall'albero motore. Questo dovrebbe essere il pistone numero 4. È una scuola di meccanica industriale, cioè torni, frese e elettromeccanica. Giacomo, vedo che avete portato tante bellissime Porsche e qui abbiamo una new entry. Ma questa è la 911 GT3 RS, che è l'evoluzione appunto della GT3. La produzione è praticamente già finita, sono un numero limitato di vetture che siamo riusciti a portare per un numero molto esiguo di appassionati. Quali sono le caratteristiche tecniche di questa macchina? Ma questa qui è una versione alleggerita rispetto alla 911 GT3, quindi è studiata per la pista, quindi ha la gabbia roll bar dentro, ha il vetro posteriore che non è in vetro ma è in un materiale ancora più leggero, manca addirittura lo stemma perché lo stemma poteva avere un peso maggiore rispetto a questo. Quindi diciamo è proprio una macchina per gli appassionati. Okay. Poi appunto visto che ci sono tante altre vetture, questa non è la prima edizione, mi raccontavi che sei stato molto soddisfatto della prima. Noi siamo, questo è già il secondo anno che partecipiamo, l'altro anno abbiamo avuto un discreto successo, quindi abbiamo avuto parecchi clienti che hanno partecipato e abbiamo anche avuto qualche vendita fatta appunto da quindi ha portato bene. Quindi assolutamente ha portato bene, quest'anno abbiamo deciso di fare il bis e insomma da quello che vedo sta andando bene. Tanti sono anche gli spettacoli nell'area esterna. Ci sono tanti spettacoli nell'area esterna, abbiamo la possibilità di provare il Drift Experience, è questa disciplina che praticamente dà la possibilità ai partecipanti di salire in macchina e fare delle evoluzioni. Provare l'emozione della sbandata. Sì, diciamo questo. Buon divertimento. Nell'area esterna grandi dosi di adrenalina con gare di accelerazione, kart, drifting e spettacoli di stuntman. Gestire gli spettacoli esterni. Sì, gestisco tutta l'area esterna e quindi devo controllare un po' tutto quanto e in particolare poi noi ci occupiamo anche di stunt show, spettacoli di auto acrobatiche e del drift. Diamo la possibilità al pubblico di salire a fianco a noi e fare un'esperienza nuova, una drift experience.
questa sbandata controllata piace tantissimo. Piace tantissimo perché da fuori all'inizio uno dice ah, ma è facile, adesso provo e faccio, invece poi guidando è molto difficile perché dobbiamo far sbandare l'auto, che è il contrario di quello che facciamo tutti i giorni quando guidiamo, e bisogna mantenerla sbandata. Mentre la teniamo sbandata ci dobbiamo avere anche il controllo, quindi sapere dove andiamo. Quindi fondamentale è andare a scuola. Sì, a scuola anche di questo. 40, una presso all'altra, ed ecco che iniziano a entrare sul nostro circuito per questo giro d'onore. Facciamo sentire un bel applauso per il club Passione Rossa in pista qui a Supercar 2015. Furia di scoppiare gomme, o ti impari a cambiarle o sei rovinato. Diciamo che se mi va male come stuntman ho un futuro da gommista. E da questa splendida, coinvolgente area show di Supercar vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.